Siamo nati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, celebriamo la Santa Pasqua di Risurrezione, l'evento da cui e in cui si fonda completamente la nostra fede divina e cattolica. Noi siamo cristiani perché crediamo che Gesù non è semplicemente un grande uomo, un santo uomo, un grande profeta, fosse anche il più santo uomo che ci sia mai stato sul pianeta Terra. Ma noi crediamo che Gesù Cristo è Dio e la risurrezione ne è, come dire, l'ultima e la più suprema prova che abbia dato. Tornare vivo dal cimitero dopo una morte orrenda è una sepoltura. Io vorrei in questa omelia ripercorrere anche alcuni eventi che hanno caratterizzato questa settimana, soprattutto per il Vangelo di San Giovanni, che c'è oggi in particolare, per chi di voi c'era, ma anche per chi non c'era, quello che abbiamo visto martedì scorso con la Sacra Sindone, lo splendido documentario. Voi sapete che la Sacra Sindone, che è veramente una testimonianza vivente di quello che Gesù ha patito e fatto per noi, c'è un mistero che gli scienziati ancora non sono riusciti a risolvere, che è come si è formata quell'immagine, penso che sappiate. Quell'immagine non può essersi formata per contatto, perché se io metto un lenzuolo sulla faccia di una persona, capite? Quando poi lo apro, capite che c'è una faccia grossa così, alla faccia dell'uomo della sindone, è esattamente corrispondente alla nostra faccia reale. E l'unica spiegazione che hanno dato è stata quella di un fiotto di luce immenso che ha attraversato il telo imprimendo le ferite che c'erano. Allora, il Vangelo che abbiamo ascoltato ci dà una spia, avete visto? Maria di Magdala va al sepolcro di buon mattino. Perché? Perché Gesù è morto, come sapete, all'incirca verso le 3 del pomeriggio. Gli ebrei, il giorno dopo il venerdì della morte di Gesù, era la loro Pasqua. E per gli ebrei la Pasqua, ogni festa liturgica, comincia dal calare del sole del giorno prima. Quindi da quel momento non si può fare più nessun lavoro. Allora, gli ebrei avevano delle consuetudini molto molto profonde per quanto riguardava la sepoltura, cioè i corpi li lavavano, li ungevano di oli, li mezzi imbalsamavano, quindi ci voleva un sacco di tempo per fare questa operazione e il venerdì santo non c'avevano tempo, quindi hanno preso questo corpo in fretta e furia, l'hanno lavato, l'hanno messo sul terreno sul viso, l'hanno messo dentro il lenzuolo e l'hanno deposto nel sepolcro. Dice, mo facciamo passare la festa di Pasqua e poi il primo giorno dopo il santo, cioè stamattina, andiamo a rifare tutti quanti i riti che avrebbero dovuto essere fatti il venerdì ma che non c'era tempo per farli. Cioè, questo perché capiamo anche la storicità dei Vangeli e la loro proprio aderenza alla realtà di vita. Maria di Magdala, insieme con le altre donne, va lì a fare cosa? A fare questa operazione. E che succede? Trova la pietra ribaltata. Questa notte, nel Vangelo di San Matteo, abbiamo visto che non è Gesù che ha ribaltato la pietra. Gesù è uscito senza che la pietra si ribaltasse, ma è stato un angelo che è venuto, ha ribaltato la pietra e si è seduto sopra per dire che la tomba era vuota. Quindi nessuno ha visto la risurrezione, ma la risurrezione è stata trasmessa per annuncio, attraverso la parola, prima dell'angelo, e poi Maria di Magdala trova la tomba vuota, cosa fa? Va subito da San Pietro, avverte San Pietro, che è il capo della chiesa, dice, oh, qui la tomba è vuota, non spiega perché, non ha detto Gesù è risorto, ha detto, abbiamo trovato la tomba vuota, vedremo nei prossimi giorni, come si leggeranno tutte quante le apparizioni, che Maria di Magdala pensava che Gesù l'avesse rubato e a un certo punto scambia Gesù con questo del giardino e dice, senti qua, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo. Cioè, pensavano che l'avesse rubato, capite? Perché nessuno aveva visto la risurrezione, c'era solo la tomba vuota, cioè, che fino avanti il Signore. Quindi questo fatto deve essere interpretato. Allora, vanno San Pietro. E chi è il discepolo che Gesù amava? Era San Giovanni. Qui c'è un'interpretazione simile. San Giovanni corre, arriva al sepolcro prima di San Pietro, ma poi vede il rispetto e l'autorità ecclesiastica, non entra. Da Pietro al Papa. È vero che San Giovanni era innamorato di Gesù, ma il Papa è più importante di lui. Oggi facciamoci la sacra gerarchia cattolica. Prima entra la gerarchia e poi entra San Giovanni. La gerarchia entra San Pietro. Pietro ancora stava un po' frastornato dagli eventi della notte del giovedì santo, entra e dice, che è successo? Invece vedete cosa
cosa dice? Entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, fate attenzione, e vide e credette. E che ha visto di così significativo per credere subito? Sapete che ha visto? Perché San Giovanni, come tutte quante le persone che amano, e San Giovanni amava Gesù, hanno l'occhio clinico, quindi guardano con estrema attenzione. Che cosa ha visto? Questo lo dicono i sindonologi. Allora, ha visto che il telo della sindone era per orizzontale messo sulla lastra sepolcrale, un lembo sopra l'altro. Quindi che non è che qualcuno lo aveva, capite, scoperchiato e estratto il corpo di Gesù, ma era rimasto, capite, come se uno ci fosse passato attraverso. E in effetti così è venuta la risurrezione. Quindi quando ha visto che il telo stava in quel modo, dice, no, non l'hanno rubato. Si è ricordato della parola di Gesù ed è stato il primo tra gli apostoli a cominciare a crederci. Questo è veramente risorto, non è una favola, non è una cosa detta tanto per dire. Guardate che il grido della Chiesa di oggi è: il Signore è veramente risorto. Non è una leggenda, capite? Non è una favola, capite? E la risurrezione del Signore fonda, secondo quanto ci insegna Santa Madre Chiesa, la nostra duplice risurrezione. Voi sapete che noi ce ne abbiamo due di risurrezioni, Una, e oggi dobbiamo chiederci in quanto ci crediamo, è la risurrezione della carne. Noi che siamo qui, non voglio nominare il giorno di Pasqua, facciamo così, tra 100 anni, così nessuno è insoddisfatto, qui non ci staremo più, state tranquilli, d'accordo? E né torniamo dal cimitero con il nostro Signore, no. Ma, come diciamo nel credo, Cristo è la primizia di coloro che risuscitano dai morti, cioè coloro che muoiono in Cristo, cioè da fedeli che hanno vissuto il Vangelo, o chiaramente da miscredenti che l'hanno rifiutato fino alla fine, in Cristo risorgeranno partecipando della sua gloria anche nel nostro corpo. Capite? Oggi la prima domanda da credere, ci sono un po' di domande. L'ho fatto detto anche a uno dei credenti, ma tu ci credi veramente che Gesù Cristo è risorto o no? Nell'omelia precedente, io ho, nella messa degli 8, ho fatto proprio una riflessione su questo. San Pietro ci credeva secondo voi che Gesù era risorto? Così è così? Ma dopo che l'ha visto, ci ha creduto? Sì. È morto martire, si è fatto crocifisso al contrario. Quindi, eppure Gesù gliel'ha detto prima. Ha detto agli apostoli, guardate che adesso mi ammazzeranno, state tranquilli, io risorgerò. Solo che c'era una differenza tra un prima e un dopo. E dicevo nella messa precedente, lo ripeto, perché questo dobbiamo chiedere a tutti quanti. C'è un modo un po' tiepidino di credere che Gesù dice, Gesù è risorto? Ah sì, Gesù. Ce l'hanno detto fino a quando siamo nati, ce l'hanno detto a catechismo, ce l'ha detto nostra madre, ce l'ha detto nostra nonna. Qui stiamo in Italia, capite? Non stiamo in un paese shintoista o islamico che dice, ma Gesù, noi siamo matti. Più o meno questa cosa l'abbiamo sempre sentita dire, c'è sta il Papa, c'è stato le liturgie, c'è la veglia pasquale a San Pietro, quindi noi siamo cresciuti in questo clima, capite? Ma attento, allora ci credi veramente che Gesù è risorto? Ci credi veramente che questo corpo che lasceremo alla terra risorgerà in Cristo? Non è una favola questa qui, non è una leggenda o una via credenza, dice, ma chi lo sa, sarà vero, non sarà vero. San Paolo dice, se Cristo non è veramente risuscitato, stai tranquillo che tu non risusciterai, ma se Cristo è veramente risorto, tu risusciterai l'ultimo giorno. Primo punto. Secondo punto, ancora più aderente alla nostra esistenza. Voi sapete che noi arriviamo al tempo di Pasqua dopo il tempo di Quaresima, giusto? Prima di vivere una risurrezione si deve vivere una morte. Solo chi è morto può risorgere, giusto? Io ho scritto un articolo che troverete adesso appena arrivano nuovi numeri sul nuovo numero del settimanale di Padre Pio per la festa di Pasqua, che si chiama Uomo Vecchio e Uomo Nuovo, che riprende alcune delle cose che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Cosa dice San Paolo? Se voi siete risorti già adesso con Cristo, quindi non alla fine del mondo, ma c'è una risurrezione che comincia qui,
lo dovete dimostrare e lo si deve vedere da cosa? Dice, cercate le cose di lassù, non quelle della terra. Allora, cosa significa? Che a fianco alla risurrezione che ci sarà alla fine della storia, che coinvolgerà il nostro corpo, c'è una prima risurrezione che avviene qui. Che cos'è questa prima risurrezione? Quando uno passa da una vita precedente, lontana da Dio in certi casi, oppure tiepidamente vicina a Dio, ha una vita di fede profonda, per esempio anche il grande peccatore che si converte, che cambia completamente vita, oppure la persona un po' tiepida o con la fede un pochino all'acqua di rose, che a un certo punto incontra Gesù risorto e cambia vita. Questo passa per dove? Attraverso una morte. E voi se fate attenzione, dove sta collocato Cristo morto qui in questa chiesa? Vicino al confessionale. Abbiamo portato in processione il Venerdì Santo, il culmine di tutta la Quaresima, Cristo morto. Ma solo chi muore in Cristo risorge. Come facciamo noi a morire in Cristo? Si muore in Cristo quando, attraverso la luce che ci viene dal Signore, io vengo illuminato e capisco che la mia vita è stata o molto lontana da Dio, il grande peccatore che si converte, oppure abbastanza lontana da Dio, cioè la persona che più o meno ha sempre un po' frequentato con una fede tiepida, e si accorge però che forse la sua vita, nonostante che più o meno sia sempre stata vicina, e questo l'ho vissuto sulla mia persona, non è che c'è tutta quanta questa grande cristianità, ci sono molte cose da migliorare. Quindi capisci che la fede non è semplicemente dire sì, io più o meno ci credo, io ogni tanto sì, vado, faccio qualche preghiera, ogni tanto vado in chiesa e questo più o meno va bene, ma è un'altra cosa. Io sempre nella messa precedente ho raccontato quello che coloro che erano presenti nel mio ingresso il 15 ottobre l'hanno già sentito, quindi la mia personale esperienza di contatto con la morte e risurrezione di Gesù, che è passata attraverso la croce, la malattia e la morte da santo del mio migliore amico, e che ha cambiato completamente la mia vita fino a spingermi ad offrire la vita per il Signore. Perché? Ma perché tutti potessero avere una fede di questa caratura, capite? Perché diceva un caro sacerdote presso cui io svolto i primi anni di ministero, a me molto caro, diceva: esiste la fede divina e cattolica, ma esiste anche, lui la chiamava, l'illusione della fede, cioè quelli che pensano di averci la fede, ma non ce l'hanno. E qual è la differenza tra queste due? Se uno ha la fede divina e cattolica, crede e agisce di conseguenza, quindi è praticante, non solo nel senso che è vicino ai sacramenti, tutti e due, la messa, la comunione e la confessione. Senza confessione la comunione non si può fare, capite? Sono due sacramenti strettamente connessi. Alla Pasqua si arriva attraverso la Quaresima, se non passi attraverso la conversione tu non risorgi con Cristo, se non passi attraverso la confessione non puoi ricevere l'Eucaristia, che è il sacramento dei vivi, d'accordo? Praticante per quanto riguarda i sacramenti, ma anche praticante per quanto riguarda i comandamenti, tutti e 10, di cui uno prende coscienza e che comincia a vivere. Un celebre esorcista che è morto da poco, non so se l'avete conosciuto, il padre Gabriele Amort, scherzava, faceva questa battuta, dice: molti oggi dicono che sono cristiani cattolici non praticanti, e dice: io non ho mai capito questa frase, perché se uno è cristiano cattolico, ma come fa a non essere praticante? E poi diceva questa frettura, dice: ah, io lo conosco un cristiano cattolico non praticante, lo sapete chi è? Lo sapete chi è un grande cristiano cattolico? Praticante è il diavolo, perché il diavolo le cose come stanno, che esiste la Trinità, che Gesù Cristo è Dio, quali sono i 10 comandamenti, allora lui sa benissimo queste cose qua, ma non le mette in pratica, anzi tutto il contrario, capite? Allora scherzando diceva: come si fa a essere cristiani cattolici? È una contraddizione in termini, o uno è cristiano cristiano o uno deve avere l'umiltà di dire: beh, mettiamoci in cammino, perché questa fede che blanda un po' deve risorgere, deve nascere, deve essere alimentata, deve nutrire, non ha ancora la capacità di incidere sulla mia vita e sulla vita di chi mi sta intorno. San Paolo dice chiaramente: se siete risorti con Cristo, si cominciano a cercare le cose di questo. Non è che significa che uno
vola, si estrana dal mondo e comincia a pensare agli angeli e alle cose strane, cioè ha una forma di vita soprannaturale, capito? Che si vede in tutto quello che fa, mette Dio al primo posto, ma soprattutto, come dice il buon Gesù dei Vangeli, comincia a vivere il duplice precetto della carità, ama Dio con tutto se stesso e ama le persone che gli stanno intorno. L'amore non è una cosa con cui tu inganni, capite? Se tu una persona gli vuoi bene, se tu c'hai uno stile di vita veramente cristiano, pacifico, solare, propositivo, non litigioso, che lo sta sempre a chiacchierare, si vede, capite? Non ti puoi nascondere. Se questo non c'è, il problema sta alla base, che la tua fede, forse, è come diceva questo mio caro amico sacerdote, non è formata e ha bisogno di essere formata, ha bisogno di crescere, capite? Ecco perché tutta quanta questa liturgia, la risurrezione si fonda su un evento di fede, perché nasce da un annuncio. Ripeto, tre domande e concludiamo. Ci credo veramente che Gesù è risorto? Veramente? Ci credo che alla fine della storia io risorgerò con Lui? Ho già vissuto questa prima risurrezione, cioè il passare da una fede un po' languida ad una fede solida, quindi capace di incidere sulla mia vita e sulla vita di chi mi sta intorno? Ecco, queste tre domande ci vengono provocate tra le liturgie di Pasqua e ciascuno del cuore, ripeto profondamente, perché davanti a Dio dobbiamo rispondere, a dare una risposta sincera. A Dio gli piacciono le persone sincere. Se io non ci credo che veramente risolto, vado a Gesù e dico: senti Gesù, io non ci credo tanto, dammi un po' di fede di più. Gesù accoglie. Ma senti Gesù, io non ci credo tanto che succederemo alla fine della storia, io so soltanto che tra un po' sotto un metro di terra, non so manco che succede. Benissimo, Dio ci penserà lui poi. Ah, Gesù, io ho una fede languida, io ci credo o non ci credo, in chiesa ci vado o non ci vado, non mi va, non capisco l'importanza. Diglielo, capite? Non c'è problema. La cosa importante è che noi siamo sinceri nel cuore davanti a Lui, che non inganniamo, non tanto Lui non possiamo ingannare, ma noi stessi. Perché Lui accoglie il nostro grido, accoglie la nostra difficoltà, ci prende per mano e ci porta in cammino. Basta che siamo sinceri davanti a Lui e davanti a noi stessi. Chiediamo a Maria Santissima che ci faccia vivere una grande Pasqua, una grande gioia, una grande festa, e ci aiuti tutti a risorgere in Cristo e con Cristo per essere creature nuove. Siamo lodati Gesù e Maria.